club, si sa, sono famosi per la loro passione. In Emilia questa si unisce anche all'originalità e alla famosa ospitalità degli emiliani. Si può già intuire quale possa essere stato il risultato dell'ultimo Vivi Inter alla vigilia di Bologna-Inter. Il presidente del centro coordinamento Interclub Beni Moratti, il responsabile Sergio Speirani, il direttore generale Marco Fassone e il team manager Ivan Cordoba. Ecco da chi sono stati accolti i 300 tifosi presenti al nuovo hotel di Bologna San Lazzaro. Oltre a loro al suo primo Vivi Inter Alvaro Pereira, con lui Yuto Nagatomo, entrambi accolti dall'applauso di tutti i presenti. Questa è l'Inter in giro per l'Italia, sono soltanto i tifosi. Buonasera e grazie per la visita. Abbiamo preparato un discorso di 5 minuti, ma io ho detto guarda, non possiamo tradurlo tutto, come parlano la solita. Allora va bene, il discorso lo faremo. Grazie per essere con noi, accomodati. E invece adesso, avendo che sarà un ordine rigoroso di maglia, noi al numero di maglia un pochino più alto, quindi per essere da 31 su. Potrebbe essere fino al 99 Cassano, ma anche tutti quelli su. È un numero doppio. Lui arriva da una terra lontana, ma è diventato un beniamino di tutti i tifosi in poche partite. Yuto Nagatomo! Lui vi saluta, non facciamo tutte figure, se dopo potrà cambiare salute, tutto in piedi? Saluto? Saluto. Allora, applauso, 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 applauso. Bravo Yuto. Sono contento di essere qui con voi. Domani vuole fare il chino. Il chino? Vuol dire che faccio gol. Poi un coro molto caro al giapponese nerazzurro. Kino sarete rosso nero! Kino sarete rosso nero! Kino sarete rosso nero! Questo è il mio, questo è il mio.